Una fiamma al giorno, energie del 4 di dicembre. Scegliete la vostra variante, cristallo di rocca, luna, onice nero. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 4 di dicembre per tutte le tre varianti. E il cristallo di rocca, vediamo un po' che cosa deve fare. Ok, qua c'è qualcosa che ci dice, cioè, è il momento di agire, è il momento di andare a lavorare su qualche cosa che vi sta bloccando. C'è una situazione che vi fa soffrire, c'è qualche cosa che... richiede la vostra attenzione, più che attenzione, sì, azione, attenzione e azione, proprio perché questa situazione possa essere definitivamente guarita, cambiata. Ci sono delle comprensioni profonde che dovete arrivare a fare attraverso proprio l'occuparvi di questa situazione. Non andate oltre, non fate levitante, ecco, entrate proprio in risonanza con questo problema e occupatevene direttamente, proprio perché questa situazione farà in modo che voi possiate finalmente liberarvi da blocchi che vi hanno sempre ostacolati e quindi potrete esprimere voi stessi e crescere vibrazionalmente. Quindi qua c'è veramente una crescita, imparare la lezione, entrare proprio in uno stato di benedizione, lasciando andare appunto questo passato. Vediamo un po'. Sì, allora qua richiede un'azione matura, quindi quell'azione, quel lasso di denari ci parla proprio di agire, ma in ascolto dell'anima. Non prendete non fate delle azioni avventate, devono essere azioni mature, equilibrate. Luna, vediamo un po'. No. Ok. Ecco, sono un po' tante, ma riprendiamo. Oh, la forza. Qua c'è un femminile che sa esattamente quello che desidera e lo vuole manifestare. Qua c'è un amore forte che spingerà a un'azione, a un cambiamento, a una presa di direzione. Qua c'è una manifestazione dei vostri desideri, perché l'amore è al centro del vostro cuore. Quindi c'è qualche cosa che si manifesterà in amore. C'è una forza, c'è un desiderio, c'è un femminile che sa esattamente cosa vuole e c'è la manifestazione di questo desiderio. Quindi, insomma, anche il maschile parteciperà a questa situazione, perché siete sulla giusta strada. Vediamo un po'. Sì, state dando luce a quello che è un desiderio che probabilmente è stato nell'ombra fino a un po' di tempo fa. Ora ne siete consapevoli e state dando luce e potenza, questa forza, energia a questo desiderio d'amore. Quindi il nuovo inizio ci sarà molto presto. Vediamo un po', vette di consapevolezza, qua c'è proprio il successo assoluto. Quindi cambiamenti importanti. Fisicamente lo vedrete, vedrete dei cambiamenti importanti nella vostra situazione d'amore. Allora, vediamo un po', onice nero. Ok, vediamo un po'. Ok, qua c'è qualcosa che deve essere lasciato indietro per poter, ecco, sì, armonizzato e guarito per poter cominciare qualcosa di nuovo. Qua c'è un maschile che sta agendo molto per amore, è un maschile che sta agendo lasciandosi alle spalle delle situazioni di relazioni ormai terminate. Qua c'è un maschile che prende in mano la situazione e conclude delle relazioni karmiche. L'anima gli sta dando dei segni, che sta ascoltando, lo sta guidando in questa presa di direzione. Vediamo un po'. Sì, è assolutamente consapevole di quello che vuole e ha imparato a concentrarsi sulla propria energia, sapendo che cambiando l'energia dal di dentro cambia la sua realtà, e infatti c'è proprio il risultato. Sto lavorando e le azioni arriveranno per manifestare il lavoro fatto.